Beh, intanto abbiamo l'onore, insomma, di avere il responsabile delle Marche dell'Emilia Romagna, Manzella, e il direttore di Barcaglione, della Casa di Sicondola di Barcaglione, con cui la Regione Marche ha un rapporto che oggi si rinnova e viene rilanciato da questo protocollo d'intesa che è molto importante. Già da loro stesse richieste, insomma, si evince come ci sia una grande volontà di fare della progettualità per far crescere questa cultura agricola, questa produzione che, come avete visto, ha anche degli importanti risultati di olio, formaggio, attività, diciamo così, di ortaggi, e quindi è importante nell'impegno della popolazione carceraria su progetti come quello agricolo, che poi diventano anche progetti di pene detentive alternative per poter fare progettualità che servono al reingresso nella società con una dimensione professionale, con un recupero anche funzionale del detenuto. Quindi crediamo anche che sia un arricchimento anche per il nostro sistema agricolo questa esperienza.